Ciao ragazzi, Fabri Rock, che cosa ne pensate di questa Insta360 X3 che sta effettuando queste riprese? Guardate il video fino in fondo perché c'è la prova sulla Rebel 1100 e anche sull'Africa Twin 1100. Qui la Insta360 X3 è montata con il Motorcycle Mount Bundle, il kit di montaggio motorcycle a manubrio, ma è invisibile, vedete che quando rotea non si vede nulla. In realtà la cam non rotea, ma effettua una ripresa a 360 gradi di tutto e poi voi in editing scegliete che cosa far vedere sullo schermo. Ok? Ragazzi, il link in descrizione vi consentirà di acquistare la camera con un omaggio. Adesso l'audio originale della camera senza nessun microfono aggiuntivo. Go! Siamo lungo la strada del Val Basso che collega Noli a Marigotti. Siamo in Liguria, in provincia di Savona. Io sono Fabri Rock e sto guidando la Honda Rebel 1100 in cambio DCT a Serafoni. È un cambio automatico, ma io posso interagire quando voglio con le cambiate, scalando o allungando una marcia, semplicemente con le palette più o meno che sono poste sul blocchetto di comandi di sinistra. Due volte meno scalato da una, sono in mappatura standard, ho 4 riding mode, ho anche lo sport, il rain e la modalità user che è personalizzabile. La modalità sport dalle Il volume dell'audio che sentite è molto basso perché non ho utilizzato il microfono aggiuntivo, quindi per migliorare l'audio della camera basterà semplicemente dotarla dell'adattatore e il microfono aggiuntivo e l'audio sarà perfetto come adesso. Ma torniamo all'audio originale della camera, go! Conoscono Fabri Rock. Abbiamo 66.219 km e questa moto io percorso tutta la distanza terrestre da Capo Nord a Città del Capo, tutto il globo da nord a sud e tutta l'Africa. E oggi montiamo le Mezzelle del Caru 4 perché affronterò la Via del Sale con una Honda Lady e il suo Transalp. Ma per ora è un segreto, non vi svelo la sua identità. Eccolo qui, l'uomo, il meccanico di Honda Yanua. Bellissimo questo dominetto. Honda Yanua, officina. Lascio qui la Fricona perché montiamo le Mezzelle del Caru 4 per la Via del Sale che percorrerò con una Honda Lady che guida una Transalp. Ma per ora non vi rivelo la sua identità. È un segreto, un piccolo secret. Ma adesso andiamo in concessionaria, Honda Yanua. Chiudiamo la porta dell'officina, apriamo la porta dello showroom. Eccole qua, tutte le moto esposte. Alziamo il pole della Insta360 X3. E allora ragazzi, che cosa ne pensate di questa Insta360 X3? Qui in concessionaria la sto mettendo alla prova anche in un ambiente chiuso, con poca luce, senza la luce solare. Ho intenzione davvero di usare molto spesso questa camera nei miei viaggi, quindi è molto importante che mi diciate cosa ne pensate. Qui da Honda Yanua ho tanti ricordi,
perché qui da questa concessionaria a Savona io sono partito per il mio Cup to Cup, da Capo Nord a Città del Capo, e non lo dimenticherò mai, quel giorno in cui ho detto go, 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 go to Cape Town. Ciao ragazzi, al prossimo video, iscrivetevi e condividete. Un abbraccio, Fabri Rock.